Ironico e poliedrico uomo di spettacolo, sceneggiatore, regista, autore votato alla comicità e alla satira dello sberleffo pungente. Pierfrancesco Pingitore, detto Ninni, nasce a Catanzaro nel 1934. Un uomo d'altri tempi. Beh, d'altri tempi sì, perché qualche anno ce l'ho, quindi indubbiamente d'altri tempi. Inizia il suo percorso come giornalista, redattore capo del settimanale Lo Specchio. Ma la via della carta stampata non riesce a contenere la verve di Pingitore, il cui talento e la passione per la scrittura e per la comicità sono tali da portarlo a dedicarsi completamente al cabaret e al teatro, in un periodo fiorente per la cultura nazionale. È insieme a Mario Castellacci, scrittore e paroliere, che nel 1965, in una cantina allestita a Teatro di Vicolo della Campanella a Roma, Pierfrancesco Pingitore dà vita alla compagnia di varietà del Bagaglino, scrivendone i testi con Castellacci per oltre un trentennio e dirigendola in spettacoli di intrattenimento di tale successo da far approdare il gruppo di giovani comici in televisione nel 1973. Volete per forza farmi riconoscere? A quest'ora tutti mi credono a schiacco matto. È bene lasciarli nell'illusione. Migliaia le regie e le sceneggiature firmate per la celebre compagnia, che nel tempo annovera e si arricchisce di importanti nomi dello spettacolo italiano, tra cui Pippo Franco, Oreste Lionello, Enrico Montesano, Pino Caruso, Gianfranco D'Angelo, Leo Gullotta e l'inossidabile coppia di comici reggini Battaglia e Miseferi. Con il crescente successo del Teatro del Bagaglino, Pingitore guarda al grande schermo con entusiasmo, dirigendo il suo primo film nel 1976. Dopo Remo e Romolo, storia di due figli di una lupa, seguono Nerone, l'imbranato, Sfrattato cerca casa equo canone, all'epoca tutti campioni d'incasso. Film in cui l'impronta umoristica della commedia italiana degli anni 70 si mescola a punte di satira sociale. Ammazza quanto è gagliarda! Chissà quanto costa sta botomobile! Automobile. È meglio che ho detto, botomobile. Costa molti ma molti quattrini. Di sicuro non se la possono permettere certi pezzenti. Elementi sempre affidati all'interpretazione di caratteristi e attori che, proprio grazie ai personaggi creati dal fondatore del Bagaglino, restano indelebili nella memoria di diverse generazioni. Come Bombolo, che Pingitore vuole per molti dei suoi film, divertenti parodie e storie di semplice comicità che prendono di mira i vari aspetti della società italiana. Voglio ammazzare, gliela faccio più. Allora quelli mi rispondono, a Bombolo, vattene all'ultimo piano e buttatete sotto. Una produttiva carriera, quella dell'autore catanzarese, che per il teatro firma anche le commedie Le Barzotte, Aquila Bionda e una libera versione dei Menecmi di Plauto, metafora della commedia degli equivoci. Sceneggiatore e regista di 14 film per il cinema, dal 1997 scrive fiction per la televisione, raggiungendo con Ladri si nasce i 9.420.000 spettatori in prima serata. Le sue serie di intrattenimento del sabato sera televisivo, da Biberon, Cran Caramel, Saluti e Baci, Bucce di Banana. Bene, riprendiamo brevemente la linea per annunciarvi il consueto oroscopo. Lei pensi che da un momento all'altro qui potrebbe arrivare il senatore Agnelli? Viva l'italiane, Marameo, Mi consenta, Te le fai da te, a Gabbia di Matti, sono sempre stati in testa alle classifiche dell'Auditel degli ultimi 15 anni, aggiudicandosi diversi telegatti. Suonati come piatti, can 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 can, vieni anche tu, zumba zumba, ma tu che vuoi di più? Autore e regista tra l'altro di Cocco, Stasera mi butto e Beato fra le donne, Pierfrancesco Pingitore rappresenta un'icona della storia televisiva, della comicità e della satira italiana, raccontando un paese che cresce, che cambia e che da sempre ama ridere.